Altro che Bershka, The Zenith e tutti quei cazzi lì, guardate che belle cose. Ciao. Pronte? Ah, vedi? Sì, aspetta un attimo, amore. No, dobbiamo andare un pochino all'ombra perché non si vedono proprio. Non c'è fa l'odorino. Facciamo questa consegna. Di stessi cazzo, sì. Di stessi taristi. Anche io devo imparare. Lo sapevo però che il tabaccaio era chiuso, non glielo dicevo. A chi? M'ha preso sotto tranella, l'amica mia. Non mi prendevo l'incombenza ad arrivare fino laggiù. Ma ha chiesto le sigarette. Io pensavo che il tabaccaio fosse aperto. Ah! Da lì a là. Ma è chiuso, strano. Sta in ferie. Vabbè, giustamente. Una settimana. Tacci de pippo. Ma se io sapevo che era chiuso, gli dicevo no, vattene da cercare te in giro. Ma perché siamo sempre le solite stronze? Cioè, siamo uguali. Le stronze che corrono per tutti. E poi quando abbiamo bisogno noi, facciamo la fine del Zolengargiulo. Aprire e chiuso sarebbe under culo. Scusa la finezza. No, perché è così. Questa me la ricordo sta cosa, ma me l'ero scordata. Ma è così però, no? La fine del Zolengargiulo, aprì richiusa sarà più under culo. Hai fatto me caso? La ricordo sta Noi volta. Non siamo tipe da chiedere piaceri e favori, però quella volta che no, ti serve. No, noi siamo così paracule da. Ma non siamo tipe che. Allora, diciamo che siamo tipe che preferiamo essere, tra virgolette, in credito che in debito. Sì, sì. Cioè, su tutto, non in senso economico. Sì, sì, no, no. Però, quella volta che ti capita, che hai la distorsione alla caviglia, no, che in piena notte hai la cistite, ti puoi attaccare al cazzo. Scusa il gergo. No, no, che gergo? Questo è proprio. E ti dico. È parlare proprio. Ti dico che io chiaro. Ho passato le nottate a casa di gente che con la quasi rischio di peritonite non voleva andare al pronto soccorso, con la responsabilità che se crepavano era colpa mia, con la professoressa al telefono di notte a cercare di convincere il paziente, perché non puoi obbligare una persona capace di intendere di volere ad andare in ospedale se non vuole. E quando lo dici, io c'ho mia madre. Quando tu le volte, tutte le volte che ho trovato. Sei tu da qua, io vado a ok, aspetto. Dici che stai aspettando. Ma perché vera Rosy, dico così? Oh, mira. No, quelli del bar, vieni. Non ero mai passata da sto. No, non ci stanno i tavoli. Oh, che bello. A me mi guarda tanto, io mi appollaio anche su qualsiasi tipo di. Oh, che bello. Ma cosa? Amore mio, ho visto una cosa che non mi piace. Cosa so? Oddio. Ti fa male qua? Non so. Sai no. Cos'è? Ma appunto. Ma non, non credo, adesso ne parliamo. No, no. T'ha appunto qualcosa? Sì. Ti sei grattata? Sì. Ah, ok. Fatto prendere infarto. No, no. Tu vai dalla piscina laziale? Sì. Ok. Non è che mi arrivano e mi assalgono i 5-9. No, no, tranquilla. Ti aspetto. Che emozione, ragazzi. Respiro così perché avevo detto che gli ipocastani di merda non avevano più infiorescente, non è vero, era una bugia. Falena racconta le bugie sugli ipocastani, fatene 50 live. Questa è la piscina dove sarebbe piaciuto iscrivermi, ma rimanda oggi, rimanda domani. Siamo arrivati al fatto che sto andando via di casa. Dovrò trovare. Ah, ma questo è l'ingresso della piscina. Io ho 3 anni che mi sarei dovuta iscrivere, adesso. Io 30. Cioè, ripenso come cornuti. Sai io quale andavo che l'hanno chiusa? Ci sei che fu un giorno.